Buongiorno a tutti, sono molto contento di poter condividere con voi, anche se solo da lontano, questo momento importantissimo. Il paziente esperto è uno dei fondamenti oggi dell'approvazione dei farmaci e della continuità della cura, dell'accettazione delle cure e del miglioramento delle cure. È un progetto a me molto caro, è nato in Europa 7-8 anni fa, da un'iniziativa congiunta dell'AMI e dell'EMA, dove si era ravvisata la necessità di avere l'opinione del paziente nell'approvazione di alcuni farmaci. L'esperienza fu illuminante nel mettere insieme due comunità di pazienti che avevano idee opposte sulla tossicità di un farmaco e proprio loro trovarono la soluzione, le indicazioni e le modalità di uso. Di quell'esperienza abbiamo fatto tesoro. Personalmente ho fatto in modo che tutti i pazienti, che tutti i comitati dell'EMA, dell'ente regolatorio europeo, avessero la presenza di pazienti, perché è giusto sentire da loro quali sono gli aspetti della qualità di vita, quali sono i livelli di rischio accettabili per chi vive la patologia e non in maniera paternalistica pensare noi quale sia la cosa giusta per loro. Su questo concetto abbiamo anche individuato la necessità di avere il paziente esperto. L'idea fondante era di avere un paziente che fosse esperto su tre aspetti, ovviamente gli aspetti clinici essenziali della patologia che doveva andare a discutere, gli aspetti regolatori, sapere in quale contesto un'idea anche buona poi debba essere sviluppata e debba dare le garanzie poi che tutti dobbiamo avere nell'assumere un farmaco, e anche gli aspetti dei processi industriali, perché sapere cosa c'è dietro la qualità di un farmaco, la coerenza di una produzione che deve essere sempre uguale a se stessa. Ecco, sapere tutti questi aspetti consente al paziente di dare quell'apporto che solo lui può dare. Ora lo scopo è più ampio. Il paziente esperto può accompagnare altri pazienti nella difficile, spesso difficilissima strada di intraprendere un percorso terapeutico difficile, di incoraggiare, suggerire ai pazienti di intraprendere un percorso nell'ambito della sperimentazione clinica. Atto fondamentale per il progresso delle nostre conoscenze e spesso unica chance vera per alcune patologie molto severe. Quindi ancora un grazie a Dominique, che è l'anima di tutto questo, un grazie a tutto il team di Eupati e vi auguro una giornata di celebrazione di un successo che meritate. Buona giornata.